Saluto in collegamento telefonico Enrico Stefano, presidente della Commissione Mobilità di Roma Capitale. Buon pomeriggio, ben ritrovato. Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, presidente, iniziamo dalle proteste dei cittadini legate al vostro progetto di modifica dell'area pedonale in largo Gaetano Agnesi, vicino al Colosseo. Com'è la situazione? Intanto è opportuno un chiarimento, ovvero nel progetto di pedonalizzazione largo Gaetano Agnesi veniva riaperta una parte dell'attuale area pedonale davanti alla scuola, riaperta ad una carrabilità di servizio, che significa comunque un transito molto limitato dei veicoli, perché di fatto non è un itinerario ma è semplicemente un ricircolo necessario alla viabilità locale, e l'area davanti alla scuola restava comunque protetta da parapedonali e restava uno spazio di oltre 4 metri. E per capirci un pochino come oggi via Castrenze, che è carrabile, ma di fatto, siccome sono dei ricircoli interni, non ha senso andare lì con la macchina, di fatto è fruibilissima per i pedoni. Quindi questo era lo schema attuale nel nostro progetto, quindi non è che noi portavamo la tangenziale davanti la scuola a largo Gaetano Agnesi, insomma, ecco, questo per essere chiari. Comunque, in uno spirito ampiamente collaborativo che ci ha sempre caratterizzato, siamo ben felici di ampliare il progetto e pedonalizzare totalmente quell'area, compreso lo spazio davanti la scuola. E l'unico aspetto che va chiarito da subito su questo è che facendo così poi l'accesso carrabile per la scuola sarà solamente all'interno della ZTL. Quindi non vorrei che poi le proteste attuali, giustissime e condivisibilissime, poi diventino le proteste perché poi si può arrivare con la macchina a scuola solamente chi ha il permesso ZTL. Quindi questo va chiarito, insomma. Per quanto ci riguarda, che era poi il motivo per cui restava quel piccolo corcello davanti all'attuale area pedonale della scuola, che serviva proprio a garantire la possibilità di comunque transitare con la macchina per chi non ha il permesso ZTL. Però detto questo, siamo prontissimi a recepire le giuste osservazioni dei comitati, dei cittadini, degli studenti della scuola, e quindi non possiamo farlo con la gara che sta partendo ora dei lavori, i lavori che sono partiti ieri, perché per estendere l'area pedonale è comunque necessaria una nuova delibera di giunta, una nuova di traffico, ma tutti i passaggi burocratici comunque gestibili nell'arco di un paio di mesi, e poi si tratta di riposizionare dei parapedonali, degli elementi parapedonali, quindi dei lavori che si possono fare in economia, in tranquillità, tranquillamente, e quindi mi sento di dire che sicuramente per l'inizio del nuovo anno scolastico l'area sarà completamente pedonale. Insomma, va detto poi che appunto andiamo incontro ai mesi estivi, quindi da questo punto di vista spero che il disagio, se così si può definire, sia minimo. Anche perché, insomma, i critici vi rinfacciano che le pedonalizzazioni e la riduzione del traffico privato erano proprio i pilastri del vostro programma elettorale. Ma lo sono ancora, e infatti il progetto nasce per quello. Ripeto, davanti alla scuola non viene sacrificato troppo a livello di spazi, perché parliamo di oltre 4 metri pedonali contro i 3 metri scarsi per le auto. Ripeto, per una carrabilità di servizio, cioè che lì davanti passeranno solamente le macchine dirette alle vie interne, quindi un numero ridottissimo di automobili, quindi il nostro principio già era rispettato. Ma ripeto, se si vuole essere ancora più integralisti, per noi non c'è assolutissimamente problema, e quindi provvederemo a correggere il progetto secondo le indicazioni appunto arrivate dal primo municipio e dalla scuola. Mi preme solo dire una cosa, sì. Non voglio assolutamente fare polemica col primo municipio, però se tutte queste belle osservazioni ci fossero arrivate in conferenza dei servizi, probabilmente oggi stavamo cantierizzando già un progetto che rispondeva alle esigenze della scuola. Invece in conferenza dei servizi non ci arrivò nulla, e poi dopo sono iniziate a montare le proteste, però sicuramente sarà stata una svista, insomma, da parte del primo municipio. Parliamo anche di ATAC, presidente, perché in queste ore i sindacati si stanno mobilitando per uno sciopero generale, lamentando il dimezzamento dei turni di riposo e manifestando il timore riguardo l'esito del concordato preventivo. Com'è la situazione? Ma noi siamo fiduciosi, insomma, sia per quanto ci riguarda come amministrazione abbiamo compiuto il massimo degli sforzi per far sì che il concordato e quindi il risanamento di ATAC vada in porto, con la proroga del contratto di affidamento del servizio per altri 2 anni, e soprattutto con lo stanziamento di oltre 150 milioni di euro per l'acquisto di nuovi autobus. Quindi siamo fiduciosi, noi abbiamo fatto il massimo da questo punto di vista, e quindi eravamo, perché altrimenti non avremmo mai intrapreso questa strada, eravamo e siamo
fiduciosi. Intanto, sempre per quanto riguarda ATAC, avete avviato una semplificazione per l'acquisto dei titoli di viaggio? Assolutamente, assolutamente sì, proprio a dimostrazione che l'azienda stiamo lavorando per rilanciarla, ma lo stiamo anche facendo concretamente con misure già presentate. Ieri è stata presentata una misura, mi sento dire storica, perché finalmente la città di Roma colma il divario con tante altre città europee. Chiunque è andato a Londra racconta sempre della Oyster Card, della questa facilità nel comprare i titoli di viaggio e così via, e praticamente stiamo introducendo le stesse innovazioni, una carta contactless dove poter caricare i biglietti giornalieri, i parcometri intelligenti dove sarà possibile pagare ovviamente con carte di credito, bancomat, e soprattutto pagare sia la sosta inserendo la targa che ricaricare appunto gli abbonamenti, quindi tutta una serie di innovazioni veramente che colmano un divario forse almeno decennale che avevamo rispetto alle altre città europee. Una vera piccola rivoluzione che mi sento dire va raccontata e diffusa, perché è veramente un bel passo in avanti che facciamo. Ultimissima cosa, Stefano, come risponde a chi dice che avete sistemato le strade dell'euro per la Formula E, mentre nel resto della città l'asfalto è ancora in condizioni disastrose? No, non è assolutamente così. Insomma, è chiaro che i chilometri di strade sono tanti e stiamo facendo delle gare pubbliche, trasparenti, che richiedono tempo, e quindi è chiaro che non si può riasfaltare tutta la città in 2 anni, però insomma penso che soprattutto in alcune zone della città si sta procedendo in maniera molto molto spedita. Grazie Enrico Stefano, presidente della Commissione Mobilità Roma Capitale. Buon lavoro. Arrivederci, buon pomeriggio, arrivederci.